Buongiorno amici miei e benvenuti a Milano, la Madonnina. Siamo venuti a dormire qui a Milano da Badia all'Ariana ieri sera. Siamo andati anche a cenare per la prima volta da Bamburger. È la prima volta che ci vengo e promette bene, il locale è molto figo. Sono minuscoli, Edo. È minuscolo il panino, dai. Questi mi fanno vento a me, bro. 14 euro per due panini. Bamburger a prezzi è molto caro. Buon appetito a Titti. Buon appetito a Silvestro. È buono, ma l'hamburger 90 grammi. È buono il pane. Rispetto agli altri fast food è buono il pane. Too expensive and not that tasty. Sì, non lo so, forse c'ho qualcosa io con Milano e i cibi non mi fanno mai troppo impazzire. Però l'appartamento è carino. Siamo qui su Milano Centrale e c'è un letto singolo, postazione da editing. Il letto matrimoniale dove è stato Edo e non ha neanche tolto il coprimaterasso? Non l'hai tolto? No. Ma sei un animale. Ci sono sparato solo. È un problema? È un problema. Secondo me sì. E poi abbiamo anche questo pertugio sul tetto. Oggi ci siamo svegliati di buona lena alle 7.50 e vogliamo sfruttare queste poche ore che abbiamo qui a Milano prima di tornare al Grosseto per fare più cose possibili. In realtà cambieremo e mangeremo e basta. Buttiamoci nelle strade di Milano. Però prima di iniziare effettivamente questa giornata a Milano ci tenevo a dirvi, a annunciarvi una cosa molto importante. Infatti il 1° agosto, amici miei, a Firenze ci sarà, diciamo, il mio primo raduno in assoluto. Insieme a Lorenzo Gagliano abbiamo deciso di creare la schiacciata più lunga della città. Sarà una schiacciata lunga 10 metri dalla schiacciateria dei Neri e sarà gratuita. Quindi potete venire lì a mangiare, a incontrarci, a fare due balotte, come direbbero i bolognesi, e divertirsi. Vamos, adesso si può iniziare. Che fai, te ne privi le fontanelle milanesi? Ovvio che no. Buongiorno Pirellone. Perché lì avevo letto kebab hotel? Sono ossessionato dal kebab. Stazione centrale e metro 2. Andiamo verso i cornetti. Oggi, sicuramente avete letto dal titolo, andiamo a cercare di trovare il miglior cornetto di Milano. Ne assaggeremo 3 o non so, forse di più. E eleggere il migliore per fare la colazione tipica italiana. Verso Assago. Prima pasticceria, Clivati. Ovviamente assaggeremo solo cornetti con la crema. Perché sì. Sale un profumino che non avete idea. Cornetto alla crema, non troppo grosso. È bella tiepidina ancora. Ha un bel peso specifico, perciò promette bene. Buon appetito a tutti. Non sono arrivato alla crema. Sono quelle brioche morbide che quando addenti non si spaccano in mille pezzi. Crema delicata, abbastanza densa. Un cornetto abbastanza standard. Preferivo un po' di croccantezza nell'esterno forse. Non ha un sapore che mi aspettavo. Non so di brioche. Che ha del brioche? Che brioche hai mangiato finora? Strano. Molto morbida. Mi sa che preferivo un pochino di croccantezza anch'io. Per me si prende un bel 7. 7 più. Ok. Andiamo alla prossima. Risolvetemi un dubbio. Abbiamo rivisto le clip e abbiamo notato che quello dietro di Edo aveva una particolare somiglianza con Giuseppe Cruciani della Zanzara. Era lui oppure no? Che si stava sparando un bel cornetto e cappuccino al bancone. Per quanto riguarda la seconda pasticceria, questa qui spero che sia una rivincita, perché l'ultima volta che ci siamo venuti non siamo riusciti a trovare il cornetto alla crema. Infatti siamo esattamente qui da Martesana. Buongiorno. Secondo cornetto, qui abbiamo un aspetto leggermente diverso perché fuori è più croccantello. Metà zucchero a velo, metà glassa. Mi invita di più come aspetto questo. L'odore sarà un bel odorino di burro fuso nell'impasto. Buon appetito a tutti. Questo qui è proprio l'impasto del cornetto da inzuppare, tocciare, il cappuccino. Croccante fuori, morbido dentro. Io mi sento in Italia. Ripieno non molto abbondante. Non si sente neanche troppo il sapore della crema in realtà. È molto delicata la crema, però per l'impasto mi piace di più questo. Ma è buonissimo. Questo qui è il classico sapore di colazione italiana. È fotonico. È indescrivibile. Ho morbido, soffice dentro, col croccantello friabile fuori. È perfetto. La crema è effettivamente un po' delicata, poco pungente, però me ne mangerei anche 3. Perciò questo cornetto di Martesana io do
grazie. Si sente il limone la crema, però ci sta bene. Volevo dare un 8, con questo morso gli do 8 più. 8 e mezzo. Terzo ed ultimo cornetto che viene classificato come il più buono di Milano, quello di Ziva. Zini prova il cornetto di Ziva. Oggi ho detto che volevo fare la tipica colazione italiana e questa insieme al cornetto non può non avere il cappuccino. Perciò cornetto alla crema e cappuccino col ciglio. E questo cornettazzo ispira veramente tantissimo. Si vede la crosticina bella glassata sotto, il zucchero a velo sopra, la crema che sgorga fuori. Bello, mi ispira tantissimo. Come è successo a Palermo, dove ho fatto dare il primo morso, il cannolo del chiostro delle monache a Edo, che era uno dei migliori. Tieni, vai. Non ho preso la crema. Mi fai un classico. Già l'impasto supera quello di delle altre due. Vai. Altro livello. Ma hai idea cosa significa? C'è un cornetto a 10. 10 meno. La crema è comunque delicata, più pungente delle altre. Un pizzico di sapore in più non mi sarebbe dispiaciuto. 10 meno. Definitivo. Porca vacca, mi ha messo subito in hype adesso. Traborda di crema. Penso di non aver messo già un cornetto da 10. E l'odore è proprio quello di colazione. Buon appetito a tutti. Esattamente quello che cercavo. Il sapore della crema è molto buono, non si sente il limone, il pasto esterno è croccante. È perfetto, questa qui è la definizione di cornetto alla crema. Veramente spettacolare. Vediamo però tocciato nel cappuccino. Sì. 10, per me 10, non ha difetti, non ha veramente difetti per me. Ciao, se avessi un cappello me lo toglierei. Ma i nomi con la Z, che iniziano con la Z, cioè hanno un altro potenziale, è risaputo. Perciò se cercate un cornetto come si deve, Ziva sa il fatto suo. E ora la nostra colazioncina l'abbiamo fatta, perciò possiamo affrontare al meglio queste ultime ore a Milano. Classico chilling a City Life sotto la casa di Ferragnez. Cosa ne pensi di City Life? È molto bello. E questa è Piazza Tre Torri. E lo sapete perché? Per le grandi torri, wow. Vi svelo un segreto, sono tre. Una, due. Troppe informazioni tutte insieme, troppe informazioni tutte. Plaza Cordusio. Bella. Vare il Castello Sforzesco. L'ultima volta che siamo venuti a Milano ci eravamo scordati di passare qui da Piazza Affari e il dito di Cattelan, che sarebbe una mano che è in atto a fare il saluto fascista, che però è stata corrosa dal tempo, è rimasto solamente il dito medio, scusate. E quest'opera si chiama LOVE, che sarebbe l'acronimo per libertà, odio, vendetta e eternità. E l'artista ha voluto lasciare libera interpretazione agli spettatori. Al di là di tutto ciò, perché sotto il dito c'è un piccione finto con un cappellino? Spiegatemelo per favore, ditemelo. È un piccione importante, è un piccione broker. Chi di Milano chissà perché c'è un piccione lì? Queste sono le curiosità, i dubbi, al di là del dito, dell'arte. Spiegazione del piccione, grazie. Oh mia bella madunina. E che fai, vieni a Milano o vieni al Duomo? Anche se sei in ritardo per il treno, va a vederti il uomo. È una sauna a cielo aperto, ma va bene così. Anche perché ci sono le palme che rinfrescano la vista. Oh Edo, vai, mettiti qui, ti faccio una foto. Vai. Si mette su Facebook. Vai. Foto da boomer sotto il Duomo. Fatto. L'ho perso per un secondo e l'hanno messo a fare foto. Porca vacca. Painozzo con la punta di petto di manzo da Bastianic, che l'ultima volta l'avevamo provato. Buona appetito a tutti. I 15 euro meglio spesi della mia vita. Shock culinario. No, non è per... Ah. È San Pietro la carne. Io voglio mangiare per sempre questa roba. A vita. Non vorrei mai finirlo questo panino. Mi viene a piangere. Milano con questo viaggio di poche ore si è riscattato all'ultima volta, dai. Allora io forse la sparo grossa, la sparo molto grossa, ma questo forse è il panino più buono che abbia mai mangiato in tutta la mia vita. C'è tutto. È lui. Secondo posto c'è quello di ragù a Bologna. Cuoti?
migliore in assoluto, cioè mi ci viene da piangere, veramente. Faccio magliette? Mi emoziona, non so come dirlo, mi emoziona. Viva Milano allora, te lo sei meritato. Perciò Milano è stato un piacere. Noi adesso si torna verso Grosseto e spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che aver scoperto i migliori cornetti di Milano e il painozzo di Bastianich e Bamburger vi sia piaciuto. E noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo daily vlog. Arrivederci.